1000 firme che abbiamo raggiunto rapidamente, veramente in pochissime ore, è il segno di una città che risponde, e non è la prima volta, non è l'unica. Vogliamo costruire un percorso perché questa guerra debba cessare. Qualcosa di più addirittura, perché nel nostro documento, nella nostra piattaforma politica, siamo 1000 firme contro la guerra permanente, perché non dobbiamo dimenticare che oramai la guerra è come fosse diventata una sorta di normalità. Sono 169 i conflitti nel mondo. La pace spaventa più della guerra? La pace impegna più della guerra. Sicuramente è istintivo di fronte a una difficoltà reagire usando la violenza. In realtà la pace richiede razionalità, richiede impegno, richiede educazione, richiede capacità di dialogo, tutte cose molto difficili. I 169 conflitti che ci sono nel mondo forse sono stati dimenticati, anche perché i nostri occhi non li vedono, fin quando non ci toccano da vicino, fin quando non ci spaventano. Vorrei davvero che da questa tragedia, come del resto successe con la Seconda Guerra Mondiale, le nostre coscienze si scuotessero e riprendessimo la strada giusta. Per molti, purtroppo, la pace e il dialogo sono cose da rammolliti. Che cos'è che spinge a dire questo? Si pensa che il non usare le armi significhi resa, quando non è così. E la storia delle grandi azioni non violente dicono che sono l'unico modo per vincere una battaglia senza fare morti e facendo in maniera tale che sia duratura. Tutte le guerre finiscono con altri conflitti, con ferite profonde e cicatrici che non si rimarginano nelle società che le hanno subite. Basti pensare a quello che accade in Iraq ancora oggi, in Afghanistan, in Siria e nello Yemen, dove la guerra è ancora aperta. Un interessante recente sondaggio dice che il 51% degli italiani non vuole distribuire armi per il mondo. Nel suo piccolo, questo sondaggio può essere rappresentativo anche per il governo? Ma io spero che sia rappresentativo per il Parlamento e per il governo, perché penso che la gran parte degli italiani non è che non distingua la Russia di Putin che ha aggredito e l'Ucraina che è stata aggredita, e che si deve essere solidali con l'Ucraina, aiutarla, imporre il cessate il fuoco, una trattativa di pace giusta. Ma dare nuove armi serve a questo o al contrario? Questa è la domanda. A che cosa servono le nuove armi? A continuare la guerra, le distruzioni e non arrivare alla pace. La CGIL crede in un'Europa di pace e quindi da questo punto di vista non perde occasioni per costruire occasioni che costruiscono la pace, perché la pace è una costruzione, non è una cosa che ci troviamo già fatta, e quindi chiama tutti quanti a mobilitarsi per costruire un'Europa di pace e di democrazia.